Mette la quinta il Paternò Volley che nel big match del girone C della Serie C espugna il Palarizza di Modica. Battuto il Conat Volley, squadra temuta alla vigilia, con il punteggio di 3-1, confermando quanto di buono fatto vedere nelle prime uscite stagionali. Primi due set con punteggi in fotocopia, visto che entrambi i parziali terminano sul 21-25 per le atlete paternesi, il cui motore diesel carbura alla distanza dopo un complicato approccio alla partita. Poi mettono la testa fuori dal guscio i padroni di casa, che, approfittando di qualche distrazione di troppo del Paternò Volley, riaprono i giochi, conquistando il terzo set 25-17. Scongiurato però lo spauracchio del tiebreak con un grande quarto set chiuso sul 20-25 che fa volare in testa alla classifica a quota 15 le ragazze di Santo Chisari, che analizza così il match per poi proiettarsi alla sfida casalinga di domenica 6 dicembre contro l'Olimpia Siracusa. La partita è cominciata con molta tensione, tant'è che abbiamo subito un parziale di 7-8-2 con 6 errori consecutivi di ricezione. Però onestamente non ero molto preoccupato perché non si poteva ricevere tutta la partita in quel modo. E così piano piano abbiamo recuperato punto su punto fino a quando siamo riusciti a chiudere il primo set. Da lì probabilmente abbiamo avuto quell'input per cominciare a credere in questa vittoria esterna che ci dà sicuramente morale. Vi dicevo, da un punto di vista morale sicuramente, dal punto di vista del gioco dobbiamo ancora migliorare. Cominciamo a diventare più squadra. Considerato il fatto che comunque ci sono molti nomi innesti. A Siracusa è una corazzata, è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato a mani basse. È incappata in una sconfitta a Comiso. Presumo che verrà da noi col coltello tra i denti perché cercherà di diminuire il gap che in questo momento ci divide in classifica. Non sarà facile, però se posso dire la mia, probabilmente venderemo cara la pelle.